notizie di ricusazione proposta da due imputati nei miei confronti. Ne do lettura. La dichiarazione di ricusazione è inammissibile. In meno di 24 ore, la Corte d'Appello di Palermo aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ricusazione del presidente Giordano. L'offensiva degli avvocati difensori non aveva avuto effetto. Il processo poteva continuare e questo non faceva certamente piacere ai boss dietro le sbarre. L'ordine lo dobbiamo dare. Se possibile, il clima si era fatto ancora più pesante. Ho appreso stamattina, leggendo il giornale di Sicilia, che l'avvocato Nino Dua è stato vilmente e ignobilmente assassinato. E le notizie che arrivavano da altri processi che si tenevano in quei giorni lo confermavano in modo drammatico. Un noto avvocato penalista di Messina, Nino Dua, è stato assassinato nel suo studio con un colpo di pistola. Come avvocato e come cittadino... Rischiare, avere paura, erano frasi che continuavamo a riferire a poliziotti, magistrati, giudici ed anche a noi giornalisti. Ma adesso c'era qualcun altro che iniziava ad avere paura. Come avvocato sento di dover dire, signor Presidente e signori della Corte, che questo ignobile gesto deve inquadrarsi in quel clima di terrorismo e di disprezzo cui la classe forense è stata additata da un po' di tempo a questa parte. Noi restiamo qui al nostro posto. La toga insanguinata dell'avvocato di Messina, che io peraltro non conoscevo di persona. Nino Dua era un penalista impegnato a difendere alcuni personaggi di spicco della malavita messinese. Prima di venire giustiziato nel suo studio, uno dei suoi assistiti lo aveva umiliato in aula con un gesto plateale. Le correggo il caffè, avvocato. Meglio di no, Rosario. Che si dice sul caso Dua? Gli hanno lanciato una scarpa in aula. Cosa volevi che succedesse? Era condannato. Avete deciso di lasciare dichiarazioni? Non lo so. Franco, non lo so. L'avvocato Marsalis non me l'avrebbe mai detto. Ma quello che stava succedendo si poteva intuire. Anche gli avvocati cominciavano ad avere paura. La paura in quei giorni sembrava aver preso il sopravvento in tutta Europa. L'incidente della centrale nucleare sovietica di Chernobyl in Ucraina ad ogni ora che passa si presenta più grave. Decine di migliaia di persone in corteo accomunati dall'inizio. Mentre 200.000 persone manifestavano a Roma contro la minaccia nucleare, il processo alla mafia ha superato dopo 24 ore di incertezza. In quel maggio dell'86 a Palermo il processo proseguiva con i suoi ritmi, talvolta lentissimi. Giuseppe Cassione Francesco sulla Cesare. Per la difesa il passare del tempo restava un'arma preziosa su cui puntare. Con un serio ammalato, grave, cardiopatico. Gli imputati non avevano alcuna fretta di arrivare a un giudizio. Prego, mi chiede, al microfono. Non sento bene, signor Presidente. È in grado di fissare la data del suo interrogatorio? Signor Presidente, io per ora sono sotto interrogatorio del giudice Falcone. Se mi fa la cortesia, deve aspettare più in là. Ma più in là quando? Non è che noi siamo... In questa settimana può essere, venerdì per esempio. E qui non la sento, signor Presidente. Il tono della voce che non sento. Lei che ha... Continuiamo, che ha carino Franco. Erano stati tre mesi intensi per tutti. Per noi giornalisti, per gli avvocati, per la Corte.
Per curiosità, che poi era il motore del mio mestiere, mi veniva spontaneo mettermi anche nei panni degli altri e domandarmi come stessero vivendo questa esperienza. In particolare mi incuriosivano i giudici popolari, chiamati a sospendere la loro vita ordinaria per mesi, forse per anni. Oggi la giornata è stata lunga, professoressa. Non uscivate più. Certe volte mi domando se ho fatto bene ad accettare questo incarico. Nella casa di mia madre a Partinico c'è un piccolo orto che me ne occupo io. Poca cosa, qualche pomodoro, ortaggi. Troverò tutto seccato. Secondo me avete fatto bene ad accettare, professoressa. Altrimenti come fa a cambiare la città? E poi per l'orto non vi dovete preoccupare. È primavera. Qualcosa la troverete. In quei primi 3 mesi di maxi processo, l'accusa aveva tirato fuori tutte le sue carte e le aveva giocate benissimo. Adesso ci chiedevamo cosa avrebbero fatto i boss che vedevamo ogni giorno dietro le sbarre. Avete inteso e fu detto: amarrai il tuo prossimo e otterrai il tuo nemico. Quale sarebbe stata la loro prossima mossa? Che cosa avevano in mente? Per quanto potessero provare a inceppare il processo, a ritardarlo, prima o poi sarebbero dovuti uscire allo scoperto. Non sarebbe stato sufficiente replicare alle accuse. Bisognava attaccare. Attaccare chi, a loro dire, li stava infangando. E c'erano pochi dubbi su chi sarebbe stato tra i primi a farlo. Inquisito, qual è? Ulteriore esagio grafico può essere. Se non gli basta l'assegno, dobbiamo chiedere questo. Si autorizza la cancelleria a fornire al perito le copie degli atti. Allora leggio. Imputato del delitto di cui agli articoli 112 numero 1, 41, esatto. Codice penale, per avere fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra o per risultare comunque stabilmente inseriti nella predetta associazione in numero superiore a 5 persone, avvalendosi della forza di istruttoria, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Desidero spiegare anche il motivo perché mi sono avvalso. Sì. Sì, dica pure. Siccome non credo nel segreto istruttorio. Avvicinare il microfono. Il microfono lo deve avvicinare. Non credo nel segreto istruttorio. Questo segreto poi non è tanto segreto. Allora preferisco non rispondere, anche perché non volevo fare da sponda alle palle lanciate da Buscetta. Oh, occhio, occhio, che comincia la sceneggiata. Io innanzitutto chiedo di sapere di che cosa sono imputato. Gliel'ho detto, di associazione per delinquere, di associazione per delinquere. Desidero avere fatte contestazione chiara, in maniera da poter... Prese, stacca sulle due. La contestazione di avere fatto parte di un'associazione... Stacchiamo sull'anello. ...chiamata Cosa Nostra. E questa è l'associazione per delinquere di stampo mafioso, che è diretta a commettere più delitti. Io sono stato considerato il mafioso per eccellenza. E io non so niente di niente, come posso fare a dare credito a quello che si dice di un altro che si attribuisce quello che a me viene attribuito quando io so di non essere vero? Quindi per me tutte queste cose esistono nella fantasia. Franco, lo sai che mi dà fastidio. Buscetta considera me l'uomo che ha infranto i suoi sogni di gloria. Biggio era la storia di Cosa Nostra. I cronisti lo chiamavano la Primula Rossa di Corleone, per gli amici era invece Lucianelli. La prima volta fu arrestato nel 1964, ma nel 69 venne assolto e tornò in libertà. Coinvolto in altre indagini, si diede alla latitanza fino al 1974.
quando venne nuovamente arrestato a Milano in un'operazione che mise in stato d'assedio un intero quartiere. Da allora Luciano Ligio stava dietro le sbarre, ma il suo posto nella storia lo rivendicava con forza.